Bene, torniamo dunque in diretta. Abbiamo ricevuto un messaggio da Fabio Ceccarelli che ci ha detto che se non facciamo vedere i suoi gol praticamente ci toglierà il saluto. E allora abbiamo il filmato dunque Nuorese-Palestrina, dopodiché passeremo ai temi dell'eccellenza come promesso. Vediamoci il filmato dunque dei due gol di Fabio Ceccarelli, Nuorese-Palestrina. Qualche secondo di ritardo e allora attendiamo lumi dalla regia. Giorgio, vai velocemente, telegraficamente sul campionato di Serie D, girone E. Cosa è successo? Allora, dunque, nel girone E, terza vittoria consecutiva per la Virtus Flaminia, che ha sconfitto ieri per 1-0 il San Donato Tavarnelle, rete di Greco, che giocò nella nuova Tor Tre Teste nel 2011, vincendo anche il titolo regionale. Invece, il Siena, c'è un'allarme in vetta per il Siena, una sola vittoria nelle ultime quattro partite, e ieri è caduto sul campo del Ponzacco per 3-1. Ne approfitta il Poggi Bonzi, che con una goleada contro il Trestina lo ha agganciato in vetta. Vittoria importante per i Rieti, terza vittoria consecutiva esterna per il team allenato da Beoni. Rieti che non vince in casa dall'11 gennaio e nel prossimo turno sicuramente Rieti San Giovanni Valdarno è un appuntamento per non fallire. Adesso i Sabini sono a 5 punti dal vertice, ma è inutile fare proclami da parte della Presidenza, bisogna vivere la giornata e Rieti sta disputando un ottimo campionato, come lo sta disputando anche la Virtus Flaminia, in piena lotta per i playoff. A questo punto la squadra di Lillo Pucica quota 42 punti, la salvezza è cosa fatta e quindi, la salvezza è cosa fatta, e quindi oramai si giocherà molto in sciocchezza per le prossime 9 giornate. Nel prossimo turno Virtus Flaminia trasferta difficile sul campo del Sansepolcro, sicuramente gara difficile, però quest'anno la Virtus Flaminia ci ha abituato a sorprenderci, domenica per domenica. Sicuramente ieri una vittoria importante con un pizzico di fortuna, c'era probabilmente un rigore per i toscani, però qualche volta la Virtus Flaminia era stata anche sfortunata in qualche trasferta, ricordiamoci anche la gara di Siena in cui non avrebbe meritato il pareggio. Bene, dunque stiamo ancora cercando il filmato Nuorese-Palestrina, vedremo se riusciremo a mandarlo prima della fine della trasmissione. Dovrebbe essere successo qualche, diciamo, disguido a livello tecnico. Campionato di eccellenza, girone B. Allora, per partire con i temi di questo campionato, se siamo pronti, possiamo partire con il filmato Gaeta Nuova Itri. Gaeta Nuova Itri 2-1 e poi Francesco ci farà vedere i numeri con i colleghi che sono qui in studio, con Giacomo Evangelisti e con il ragazzo che gioca con il Lariano, con Raffaele Cianni, che commenteranno questo campionato. Allora, partiamo con il filmato. Vai Rosario! Come mate nella maglia lì? Vabbè, quando ci Ma anche tu la maglia no. no, ovviamente questa è la seconda maglia. Da nuovo te faccio, si capisce fin da chi a Dubai, le 300 pizze a 4 euro. Ancora con Mazza che proprio oggi non fa pace con la porta avversaria. Oh, dentro!
Grande uomo! Bella! Bene, torniamo dunque in studio e, come promesso, insomma, non è che da questo filmato abbiamo visto un granché, però ringraziamo lo stesso gli amici e i colleghi di Gaeta Channel. Allora, i numeri di questo campionato, Francesco? Sì, domenica si è giocata la 26ª giornata e questi sono i risultati. A Città di Minturno Marina l'Alba Longa ha vinto 7-2, Roccasecca, Audace di San Vito Empolitana 1-1. Serpentara, Bellegra, Olevano Romano, Borgo Podgora 1-0, Lariano, Monte San Giovanni, Campano 1-5, Colleferro, Nettuno 0-0, Gaeta, abbiamo visto in maggio, ha battuto Nova Itri 2-1, Atletico Boville Ernica, Pomezia 1-1, il Cascino ha battuto il San Previsa per 1-0 e il Morolo ha battuto la Vista Atena per 4-2. Bene, andiamo a vedere adesso la classifica che si è accorciata notevolmente, con amici qui in studio pronti a scommettere su una sorpresa da qui alla fine del campionato. Sentiamo prima Raffaele Cianni, che la vive dal campo. Allora, Raffaele, classifica accorciatissima con un pericolo, c'è qualcuno che sta vedendo una mina vagante, vediamo un po', chi è questa mina vagante, Raffaele? Come diciamo anche prima con Giacomo, penso che l'Alba Longa potrà fare molto bene fino alla fine del campionato, perché ha degli scontri sulla carta più facili rispetto ad altre squadre, e penso che con l'attacco che hanno e con l'organizzazione anche societaria possono fare molto bene. Sono 6 punti di distacco dalla vetta adesso, sono di meno chiaramente dalla seconda piazza che darebbe il titolo per disputare i play-off. Per quanto riguarda invece Colleferro, Nuova Itri e Serpentara, la tua sensazione, chi è la squadra più forte secondo te, Raffaele? Guardi, secondo me tra queste tre il Colleferro. Però personalmente, nonostante la classifica non gli dia ragione, il Gaeta è la squadra migliore con cui abbiamo giocato contro, insomma. Il Gaeta mi ha stupito dal punto di vista del gioco. E per quanto riguarda invece la tua squadra, ieri questa sonora scoppola interna, a che cosa è dovuta, insomma? Beh, è sempre difficile parlare dopo una sconfitta per 5-1 in casa. È una partita che mai vista, no, una partita stranissima. Intanto anche perché non è che avete perso contro una squadra tra le più trascendentali, sì, insomma. Assolutamente. All'andata avevamo vinto 2-0 lì su quel campo, che comunque è tutto un programma, però dobbiamo dire che siamo entrati con una mentalità diversa dal solito, non ci ha portato molti vantaggi questa mentalità, soprattutto l'espulsione dopo pochi minuti del giocatore più forte nostro, che è Paolo Troisi, forse ci ha destabilizzato questo. Sentiamo adesso il commento autorevole anche del direttore sportivo del Lariano. Allora, anche tu ritieni che insomma l'Alba Longa possa essere la mina vagante di questo campionato? Sì, come diceva giustamente Raffaele, in macchina ne abbiamo parlato e anche domenica, io appena ho visto il risultato subito dopo le partite, addirittura su Fiatti mi riportava che il Nettuno avesse vinto 1-0 col Colleferro. E lì ho detto subito che era stato Luigi Visaldi a mandare quelli. No, seriamente, io adesso se potessi scommettere un euro lo metterei sull'Alba Longa, perché ho visto le prossime partite sulla carta sono un po' più facili del Colleferro. Sicuramente sarà una lotta a due tra Colleferro e Alba Longa, soprattutto l'Alba Longa davanti a me, cioè secondo me ha un attacco che la Serie D di oggi arriverebbe tranquillamente a metà classifica con quei giocatori che ha lì davanti. La Nuova Itri non ti stuzzica? A me la Nuova Itri sinceramente l'ho vista in casa da noi, abbiamo vinto 3-1, non mi è piaciuta affatto, anche come diceva Raffaele, a me è piaciuto più il Gaeta, l'ho vista più organizzata rispetto alla Nuova Itri, poi magari comunque sono secondi, quindi... Diciamo che però secondo il mio parere guardare adesso cioè i turni che mancano alla fine,
e fare stilare insomma la difficoltà più o meno delle squadre che si affrontano. Io credo che da adesso in poi saranno tutte difficili, perché chi lotta per i play-out, chi lotta per i play-off, per cui o ti chiami Monte San Giovanni Campano, d'altronde l'avete anche toccato voi con mano ieri, sì, insomma, no? Sì. Sono la scoppola contro una squadra che sta lottando per uscire fuori dalla coda. Ma sentiamo anche, diciamo, il commento di Pepito Schiraldi, poi Luigi, chiaramente parleremo anche di quella storia che abbiamo detto all'inizio riguardante la partita di ieri con le Ferro Nettuno. Pepito, anche io diciamo che l'Alba Longa potrebbe riuscire ad arrivare, però insomma ha qualche svantaggio, insomma, no? Quando tu hai in rosa giocatori non eccelsi, che poi li fanno giocare, non capisco perché, tipo Gamboni, insomma, no? Credo che il gap, credo che insomma la palla a piede della squadra dell'Alba Longa sia proprio quella. Pepito, qual è il tuo parere? Nonostante insomma la presenza di Tommaso, che salutiamo, no, bando agli scherzi, credo che l'Alba Longa, dall'avvento di Gagliarducci, dati alla mano, è la squadra che con la miglior difesa e il miglior attacco e ha fatto più punti. Poi ovvio, sei punti sono pochi, non sono tanti, perché poi davanti c'è altre due squadre, anche se poi mi sembra fra qualche domenica c'è lo scontro diretto con le Ferro contro Serpentara, quindi magari potrebbe recuperare punti. L'Alba Longa sicuramente, io l'ho vista giocare anche in Coppa Italia, mi ha impressionato, però l'Alba Longa deve trovare la continuità di rendimento, che è quella che sta cercando il mister, è capace di grossi esploit, poi con la Nusè, che era una squadra non eccelsa, è stata eliminata in Coppa Italia. Quanto riguarda la Nuova Vitri non l'ho mai vista, ma sorpreso, ne ho promossa, sai, magari è un gruppo ben strutturato, conosco la dirigenza, è una società molto seria, persone serie, corrette e tutto, quindi io credo che sia un campionato fino alla fine, si giocherà fino alla fine questo campionato. Come hai detto tu correttamente, l'eccellenza, ma la stessa Serie D nelle ultime 7-8 partite è un altro campionato, perché tutti hanno i rispettivi obiettivi e nessuno regala nulla, quindi saranno partite difficili per tutti. Bene, tema che adesso andiamo a mettere sul tappeto, Francesco, andiamo a recuperare quell'articolo apparso oggi su calciolaziale.com, dove il presidente, signor Talone del Colleferro, mettiamolo per cortesia, diciamo, in onda sui teleschermi, eccolo qui. Allora, il presidente Talone che dice: se non vogliono che il Colleferro arrivi in alto, dicano perché e non spendiamo tutti quei soldi. Ci si lamenta insomma della partita di ieri contro il Nettuno, durante la quale sarebbe stato annullato un gol regolare, sarebbe stato negato un calcio di rigore per un fallo evidentissimo, ma credo che non sia di questo avviso Gigi Visalli. Gigi, facendo sempre chiaramente, purtroppo questa serata bisogna fare i conti con i tempi. Allora, qual è la tua opinione? Sì, a parte lo sfogo del presidente, insomma, non conosco, non posso giudicare, che insomma dà ragione allo titolo, ma rimango un po' perplesso su anche lo spazio che dà l'amico Max sul sito, nel senso, oltre al legittime sfogo e intervista al presidente, c'è poi anche il punto di Max con i suoi collaboratori, dove mettono sul titolo proprio che Colleferro frenato da Campobasso per l'arbitro, con delle foto, secondo me, insomma, adesso non so dove sono state prese queste foto. E c'era un fotografo che l'ha fatta, Luigi, sicuramente, no? Però sì, poi le foto però bisogna vedere. Si parla di foto e filmati, non so se ci sono filmati di foto. Allora, la prima foto del gol annullato, non credo che sia stato annullato nessun gol ieri, assolutamente, perché quando è scattata la foto e sta il giocatore in aria per colpire, il guardianino già aveva interrotto, l'arbitro aveva già fischiato perché la palla sul cross era uscita di mezzo metro. Eccola qui la foto, quindi la mettiamo in sovrimpressione, quindi, Luigi. Quindi voi vi insegnate che il gol annullato quando la palla è entrata e in un secondo tempo l'arbitro annulla, lì era già stato fermato il gioco, il guardianino c'era mezzo metro lì. E come fanno a dire, non so se lo dice Max o lo dice il presidente, evidenti, confermano anche i tifosi ospiti in tribuna, ma noi eravamo in un settore, loro erano in un altro e non so chi abbiano parlato. E riguardo le foto, c'è
Sì, qui la palla arriva dal cross da destra, dove c'è un'ombra lì, un'altra ombra, e il guardiano è già l'arbitro fischiato, il guardiano è con la bandiera alzata per una palla, un cross effettuato oltre la linea di fondo. Ah, ecco, quindi, questa è la motivazione. Sì, allora. Sì, oltre, sì. Quindi non parlerei di gol annullato, secondo me. Sul discorso del rigore, dall'immagine lì, magari può anche essere, non so, è tutto da vedere. Quello che voglio dire... Ce l'abbiamo l'immagine del rigore? Sì, no, no, ma quello che voglio dire, voglio anche suggerire a Max, che c'è, cos'è, Photo Reflex, questa società, azienda che ha fatto queste foto, questa agenzia, se l'ha fatta così precisa e così tante, spero che possa recuperare anche diverse foto fatte nell'area del Colleferro, non so quelle... non so quella dell'area di Nettuno, perché poco prima di questa azione qui, dove loro reclamano rigore, c'è un clamoroso fallo di mano da parte del difensore del Colleferro su una giocata di Laghigna in area, non sanzionato dall'arbitro. Poi se vogliamo parlare di calcio, parliamo di calcio, il Colleferro sappiamo tutti, anzi per me rimane ancora la società, la squadra diciamo favorita, secondo me, perché come dicevano anche gli altri, l'organico è quello che è, soprattutto in attacco, ovviamente hanno, come giusto che era, tenuto il pallino del gioco, hanno avuto qualche occasione nel primo tempo, con i giocatori che conosciamo, insomma Neri, Morelli, Corrado. Però io credo che Nettuno abbia fatto la sua partita. Mi sta facendo tra l'altro anche un ottimo campionato. Ah, sì, rimango per presto. È ovvio che il Colleferro ce l'ha con l'arbitro, che secondo me, abbiamo avuto anche altre partite, l'ho visto anche in altre partite, è veramente fra i più preparati della categoria, secondo me anche di categoria superiore, capobasso di Formia. Lo dico con tranquillità, forse è uno che quando sentiamo il suo nome, penso non solo noi, abbiamo una certa tranquillità. Perché insomma qua si può sbagliare, ma è un arbitro sicuramente che è di categoria superiore. E non ho visto tutto questo, diciamo, questa esagerazione di preoccupazione da parte del Colleferro su una partita che secondo me, poi parla di falli violenti, non ho capito a cosa si rivolge da parte della squadra. Io ho letto che ha detto anche che diciamo i vostri, un 97 vostro addirittura insultava un giocatore loro. No, e mi chiedo, un 97 che va a insultare quelli grandi è un giocatore, ma questo è un giocatore pronto. Io non mi limito a prendere, non mi limito, prendiamo subito, prendiamolo, rimango perplesso, non so veramente dove il Colleferro si possa lamentare, voglio dire, ma a prescindere da quello, io se parliamo di foto, quello che poi avrò modo di sentire l'amico Max, che mette le foto, possiamo mandare anche noi foto, abbiamo delle foto dell'andata dove il Colleferro ha vinto in casa nostra 1-0, una partita che forse meritavamo qualcosa in più in noi, non è che ci siamo mandati dove c'è stato un episodio dove un difensore già ammonito del Colleferro, un fallo in aria, noi abbiamo reclamato un rigore che poteva essere anche espulsione, non è che ci siamo messi il giorno dopo, perché amici qua di Colleferro si ricorderanno la partita Lariano-Nettuno, che praticamente non è stata giocata perché noi siamo rimasti 8 giocatori in 9 dopo un quarto d'ora 20 minuti, un arbitraggio un po' particolare, però non è che ci siamo messi... Nonostante tutto, partita tiratissima, devo ammettere. Sì, 9 ancora noi, 1-0 ancora in 9, abbiamo avuto delle occasioni, 9 contro 11. Ma si sa, insomma, Nettuno, dove siamo andati, cioè siamo andati a giocare, e prendo veramente velocemente, noi siamo andati a Serpentaria 15 giorni fa, siamo usciti dal campo veramente... scortati. C'era Francesco. Scortati. Non voglio dire scortati, perché abbiamo giocato la nostra partita, e ci siamo presi gli insulti, quantomeno, ho capito sfoghi da parte di tutti, perché forse quelli del Colleferro, dell'Idri ci avevano magari fatto motivati, e andiamo a Colleferro e ci giochiamo la partita e ci hanno motivato gli altri. Noi siamo in Nettuno Calcio e penso tu sei il nostro dovere. Bruno, esatto. Da qualche anno penso che insomma, no?
Ovviamente non abbiamo il budget che ha il Colleferro, che il Presidente continua a dire nella sua intervista, ha nominato 5-6 volte che loro spendono tantissimi soldi come se fosse, dovessero avere qualcosa già in più di non so di che cosa. E giustamente è buon per loro, hanno la possibilità di avere giocatori di categoria sicuramente superiore, perché hanno, però insomma mi è sembrato eccessivo sia l'intervento, però ripeto, ognuno libero fare quel che vuole. Però spero insomma che Max possa aggiustare un attimo il tiro, se vuole gli domani, mando quel foto o fotoreflex, chiedere a fotoreflex anche delle foto nell'area di rigore del Colleferro. Benissimo, e a proposito di arbitri che si discutono, noi però purtroppo abbiamo una brutta notizia, una notizia ferale su un arbitro, un giovane ragazzo di 30 anni, Luca Colosimo, che praticamente insomma in un incidente di macchina ha perso tragicamente la vita. Aveva arbitrato Spal Prato in Lega Pro l'altro ieri, si stava recando in macchina presso la sua abitazione a Torino e praticamente poco prima di arrivare insomma si parla di un colpo di sonno, il ragazzo insomma ha perso il controllo della macchina ed ecco lì insomma ci ha rimesso la vita. E allora, chiaramente tante condoglianze alla famiglia soprattutto e anche a tutto il mondo arbitrale e al mondo del calcio. Allora, signori, Bruno, dovremmo, sì Giorgio. Bruno, un arbitro della sezione di Torino, mi permetto di dire che poi conosco anche la zona io, e devo dire le strade anche al nord Italia sono anche molto più pericolose della nostra regione, soprattutto nella fase invernale tra nebbia e ghiaccio. Assolutamente. Un pensiero alla famiglia, una famiglia che sta soffrendo tantissimo in questo momento. Bene, allora Pepito, che cosa vogliamo aggiungere sul campionato di eccellenza Girone D? No, volevo. Si parlava di un padrone, insomma, no? Invece volevo sta diventando un campionato combattuto. Sì. Sì, se permetti, al di là del risultato delle partite, vorrei prendere spunto al direttore, perché c'è sui campi, ascolto domenicalmente tutte le categorie. Sempre questi atteggiamenti di protervia, di prepotenza, cioè qui bisogna riportare tutti a una dimensione più sportiva, c'è un risultato del campo, c'è chi vince, c'è chi perde, c'è chi onora un campionato andando a giocarsi la partita domenicalmente rispettando tutti e quindi se si impegna non può essere offeso o vilipeso da comportamenti, quindi onora il 21 che va sui campi a fare la sua partita, ma questi comportamenti avvengono anche in categorie superiori, dove praticamente domenicalmente in alcuni campi, non in tutti, fortunatamente c'è qualcuno che pretende di offendere, insultare, in alcuni casi spintonare dirigenti della squadra avversaria. Io voglio denunciare fortemente questa situazione, potrei fare nomi, non ne faccio perché altrimenti domani fra il telefono e tutto, fra colleghi e società mi telefonano, quindi però è ora di finirla con questo atteggiamento, ma è un invito che faccio a tutte le società, perché se vogliamo insegnare ai ragazzi che oltre al calcio c'è la vita, i comportamenti sono i primi, soprattutto sono sempre i grandi a dare i cattivi esempi, mai i ragazzi, perché i ragazzi vanno in campo, si giocano la loro partita, sono i genitori, sono i dirigenti, che poi sono quelli che si lavano sempre la morale, no? Quando fanno le dichiarazioni, quindi invito tutti a avere un comportamento più corretto e più consono alle regole, insomma, tutto qui. Questo. Benissimo Pepito, in tempo per dare la linea alla regia, ci vediamo tra poco per l'ultimo spezzone della nostra trasmissione.